Il 2017 per noi è un anno molto importante perché usciamo sul mercato con un nuovo sistema di ammortizzamento che si chiama Vibe, che sostanzialmente è nato per attutire e assorbire al meglio le vibrazioni che si generano durante la corsa. Come funziona? Sostanzialmente abbiamo un'intersuola con due presidi in polipropilene espanso che vengono posizionati sul tallone e sull'avampiede. La rivoluzione sta nel fatto di non utilizzare colle, per cui non vengono fissati all'interno dell'intersuola, ma sono diciamo liberi di effettuare dei micromovimenti che vanno effettivamente ad assorbire al meglio le vibrazioni che si generano durante la corsa. Per cui questo mi suggerisce che questa intersuola è nata per chi vuole affrontare le lunghe distanze senza avere problemi, per cui senza avere infortuni e soprattutto sulle lunghe distanze senza andare incontro all'affaticamento. L'affaticamento muscolare. Il primo modello che uscirà con questo sistema di ammortizzamento si chiama Sense Pro Max. Questo modello, appunto, è nato per le lunghe distanze o per allenamenti tutti i giorni, pesa 290 grammi, poi comunque per essere un modello da trail, un modello piuttosto leggero. Abbiamo un differenziale di 6 mm, quindi 30 mm sul tallone e 24 mm sulla vampiere. Differenziale di 6 mm che giustifica il fatto che questo modello fa parte della gamma Sense, un po' come i nostri modelli Lab che invece lavorano con differenziali ancora più bassi, per cui sui 4 mm. Con questo modello abbiamo 6 mm di differenziale, molto ammortizzato, natural motion, e sostanzialmente è stato utilizzato una mescola che si chiama Wet Traction Contagrip che serve a dare il massimo della tenuta sulla pietra bagnata. Okay? Il tassello è stato utilizzato appositamente squadrettato per regolare molti centimetri quadrati di contatto sul terreno, di modo che nei cambi di direzione e nei cambi di pendenza il grip non viene messo in discussione. L'impronta a terra è molto larga, soprattutto sull'arco plantare. Questo mi garantisce, soprattutto nelle discese tecniche, un'ottima stabilità. Su tutta la lunghezza del piede sono state posizionate delle pellicole di uretano per dare comunque molta resistenza nel momento in cui sono in mezzo alla pietra o comunque sono su un terreno piuttosto tecnico. Il mesh della tomaia ha una tramatura molto aperta, per cui questa è una scarpa assolutamente molto traspirante. Io mi devo immaginare di poter correre un ultra trail, per cui magari fare 170 km e non patire il caldo, soprattutto se sono arrivato, non so, al 120esimo chilometro, sono in difficoltà, magari sono anche in un'ora del giorno in cui vado facilmente in crisi, i miei piedi sono tranquillamente asciutti. All'interno, come capita molto spesso nella serie Lab, per cui preso dalla nostra serie Lab che è un po' il nostro faro, è stato inserito un manicotto che si chiama Endofit. Sostanzialmente questo manicotto mi aiuta perché mantiene l'avampiede molto saldo all'interno della scarpa, per cui il controllo e la precisione, soprattutto nelle discese molto tecniche, sono assolutamente garantite. All'esterno abbiamo una pellicola che si chiama Sensifit, una pellicola sempre in uretano, che parte dall'intersuola e va fino agli occhiali di chiusura antifrizione. Si chiamano antifrizione perché all'interno dell'occhiello c'è un tondino in TPU che serve a far scorrere liberamente i quick lays e tutto il sistema di chiusura all'interno della nostra lanciatura. Niente, sostanzialmente per fare un po' il punto della situazione, chiudere di modo che riusciamo ad andare a provare il prodotto e vedere effettivamente la qualità di questo prodotto, quello che vi posso dire è lo slogan di Salomon per il 2017 è Time to Play. Questo è un prodotto con cui sentirsi liberi di giocare, di divertirsi e fare tanti chilometri senza andare incontro agli infortuni.